lo staff della congregazione che è benvenuto in questo nostro incontro. Si tratta della conferenza stampa per la presentazione dell'anno dedicato alla vita consacrata 2015. E come tutti sappiamo, domenica prossima è il 2 di febbraio, è la giornata della vita consacrata, il Santo Padre celebra la messa con tutti i religiosi e religiosi consacrati e in previsione appunto di questa giornata i responsabili del dicastero hanno proposto una conferenza stampa per dare le prime informazioni sull'impostazione di questo anno dedicato alla vita consacrata, di cui il Santo Padre aveva dato notizia in occasione di quell'incontro con i superiori generali di qualche tempo fa. E abbiamo a parlarcene appunto il Cardinale, Sua Eminenza Cardinale João Braz de Aviz, che è il prefetto della congregazione, e Sua Eccellenza Monsignor José Rodríguez Carballo, che è il segretario della medesima congregazione. Allora, io sono molto grato per la loro venuta e per la loro proposta di trattare questo argomento che non viene trattato molto frequentemente in questa sala, quindi è una buona occasione per parlare della vita consacrata e di darci per tempo già questa prima introduzione all'anno che entra e che comincerà probabilmente prima della fine dell'anno stesso, se ho capito. Allora, grazie Eminenza, a lei la parola, benvenuti qui. Grazie Padre Lombardi, un buongiorno a tutti, in italiano forse non si dice, ma anche a tutte. Si dice. Sì. Saluto e ringrazio tutti voi, cari giornalisti, per la vostra presenza e per l'attenzione che prestate alla vita consacrata. Come ringrazio anche la Sala Stampa Vaticana per l'accoglienza molto favorevole di questa conferenza stampa che abbiamo pensato di svolgere come congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Secondo ci dicono, sarà una ventina d'anni che non ci sono queste conferenze stampe del nostro dicastero. In questa occasione vi portiamo anche il saluto di tutti quanti lavorano in detta congregazione, e alcuni di loro sono qui con noi, sono circa una quarantina di persone, e sicuramente di tutte le consacrate e dei consacrati sparsi nel mondo intero. Il giorno 29 novembre 2013 il Santo Padre Francesco, alla fine dell'incontro con 120 superiori generali di istituti maschili, nell'aula del Sinodo in Vaticano, svoltosi in un clima di gioia e di grande spontaneità, il Papa Francesco ha parlato a braccio, rispondendo ad alcune domande, e ha annunciato che l'anno 2015 sarà dedicato alla vita consacrata. La notizia, accolta con un lungo applauso dall'Assemblea, era stata comunicata dalla Segreteria di Stato alla nostra congregazione alcuni giorni prima. Il Papa Francesco accoglieva così un suggerimento che il prefetto e il segretario della congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, dopo aver ascoltato tanti consacrati, gli avevano presentato alcuni giorni prima, durante un'udienza privata, e in quell'occasione aveva già approvato detta proposta viva voce. Seguendo il mandato del Santo Padre trasmesso dalla Segreteria di Stato, il nostro dicastero sta procedendo alla preparazione di questo anno. In questo momento siamo in grado di comunicarvi gli obiettivi di questo anno, che consideriamo un tempo di grazia per la vita consacrata e per la Chiesa, e alcune iniziative che verranno messe in atto nel corso del suo svolgimento. Prima di tutto ci teniamo a dire che questo anno della vita consacrata è stato pensato nel contesto dei 50 anni del Concilio Vaticano II.
e più in particolare nella ricorrenza dei 50 anni della pubblicazione del decreto conciliare Perfecte Caritatis sul rinnovamento della vita consacrata. Riteniamo che il Concilio abbia rappresentato un soffio dello Spirito, non soltanto per l'intera Chiesa, ma forse in modo particolare per la vita consacrata. Siamo pure convinti che in questi 50 anni di la vita consacrata ha percorso un fecondo cammino di rinnovamento, non esente certamente di difficoltà e fatiche nell'impegno di seguire quanto il Concilio ha chiesto ai consacrati. E sono, diciamo così, quattro cose. Fedeltà, prima di tutto, al Signore, perché questa è la ragione principale della vita consacrata. Fedeltà alla Chiesa. Non poteva essere una fedeltà, esserci una fedeltà al Signore senza una fedeltà alla Chiesa. Una fedeltà al proprio carisma riguardo al proprio fondatore e alla propria fondatrice. E un'ultima fedeltà all'uomo e alla donna di oggi, del nostro tempo. Proprio perché riconosciamo in questi 50 anni che ci separano dal Concilio un momento di grazia per la vita consacrata, in quanto segnati dalla presenza dello Spirito che ci porta a vivere anche le debolezze e le infedeltà come esperienza della misericordia e dell'amore di Dio, sono tanto accentuati dal Papa Francesco, vogliamo che quest'anno sia un'occasione, prima di tutto, per fare memoria grata di questo recente passato. Ecco qui il primo obiettivo dell'anno della vita consacrata, fare memoria grata di questo recente passato. La vita consacrata, come ricordava il Papa Francesco nell'incontro con i superiori generali, è complessa, è fatta di peccato e di grazia. Ci fa bene anche poter riconoscere questa cosa sempre di più. In quest'anno vogliamo riconoscere, confessare la nostra debolezza, ma vogliamo anche gridare al mondo con forza e con gioia la santità e la vitalità che sono presenti nella vita consacrata. Pure questo è vero. Quanta santità, tante volte nascosta, ma non per questo meno feconda. Nei monasteri, nei conventi, nelle case dei consacrati, che porta questi uomini e donne ad essere icone viventi del Dio tre volte santo. Questa convinzione ci porta a confessare con l'Apostolo che dove abbondò il peccato, soprabbondò la grazia. Invitiamo anche tutti voi pastori, presbiteri e laici ad unirvi al nostro ringraziamento per il dono della vita consacrata al mondo e alla stessa Chiesa. Con lo sguardo positivo su questo tempo di grazia che va dal Concilio ad oggi, vogliamo, ed ecco il secondo obiettivo, abbracciare il futuro con speranza. Siamo ben coscienti che il momento presente è delicato e faticoso, come affermava Giovanni Paolo II, e che la crisi che attraversa la società e la stessa Chiesa tocca pienamente la vita consacrata. Ma vogliamo assumere questa crisi non come l'anticamera della morte, alcuni parlavano di ars moriendi, no? E con un accento un po' troppo grande, ma come un kairos, un'occasione favorevole per la crescita in profondità e quindi di speranza, motivata dalla certezza che la vita consacrata non potrà mai sparire nella Chiesa, poiché è stata voluta dallo stesso Gesù come parte irremovibile della sua Chiesa. Queste sono parole di Benedetto XVI ai Vescovi brasiliani, ancora nel 2010. Di fronte a tanti profeti di sventura, vogliamo rimanere uomini e donne di speranza. Una speranza che non si basa sui nostri carri e cavalli, cioè sulle nostre forze, sui nostri numeri, ma su colui nel quale abbiamo riposto la nostra fiducia. In lui nessuno ci ruberà la nostra speranza. Questa speranza non ci risparmia, e di questo sono ben coscienti i consacrati, di vivere il presente con passione. Questo è il terzo obiettivo.
vivere il presente con passione. E l'anno della vita consacrata ha anche questo obiettivo. La passione parla di innamoramento, di vera amicizia, di profonda comunione. Di tutto questo si tratta quando parliamo di vita consacrata, ed è questo che dà bellezza alla vita di tanti uomini e donne che professano i consigli evangelici e seguono più da vicino Cristo in questo stato di vita. L'anno della vita consacrata sarà un momento importante per evangelizzare la propria vocazione e testimoniare la bellezza della sequela Christi nelle molteplici forme in cui si esprime la nostra vita. I consacrati raccolgono il testimone lasciato loro dai rispettivi fondatori e fondatrici. Spinti anche dal Papa Francesco, in quest'anno vogliono svegliare il mondo, è un'espressione sua, con la loro testimonianza profetica. Il Papa ricordava che alle volte si è vera testimonianza profetica e anche alle volte scomoda, particolarmente con la loro presenza nelle periferie esistenziali della povertà e del pensiero, come il Papa Francesco ha chiesto ai superiori generali. I consacrati e le consacrate sono coscienti che, oltre a raccontare la grande storia che hanno scritto nel passato, sono chiamati a scrivere una non meno bella e grande storia nel futuro. Tutto questo porterà i religiosi e i consacrati a continuare il rinnovamento proposto dal Concilio, potenziando la loro relazione con il Signore, la vita fraterna in comunità, la missione, e curando una formazione adeguata alle sfide del nostro tempo, in modo da riproporre con coraggio e con fedeltà dinamica e creativa l'esperienza dei loro fondatori e fondatrici. Ecco gli obiettivi principali di quest'anno della vita consacrata, per il quale ringraziamo di cuore il Santo Padre Francesco. E adesso, dopo queste riflessioni così iniziali sugli obiettivi di quest'anno della vita consacrata per il 2015, passo la parola al segretario della Congregazione, Sua Eccellenza Monsignor José Rodríguez Carballo, che presenterà alcune iniziative di quest'anno che stiamo già cominciando a elaborare. Grazie mille, Eminenza, di questa introduzione sugli obiettivi. E allora aspettiamo le informazioni più dettagliate sul programma dell'anno. Grazie, Eccellenza. Anche io saluto voi e vi ringrazio per quanto farete per accompagnarci in questo anno dedicato alla vita consacrata che celebreremo nel 2015, in occasione, come già ha detto Sua Eminenza, del 50° anniversario della promulgazione del decreto conciliare Perfecti Caritatis, che per noi consacrati continua ad essere un punto obbligato di riferimento. In questo mio intervento, prima di tutto, voglio comunicarvi che proporremo al Santo Padre che l'anno della vita consacrata inizi il prossimo mese di ottobre, in coincidenza con la pubblicazione della Costituzione Apostolica Lumen Gentium, con particolare riferimento al capitolo sesto che parla precisamente della vita consacrata. Proporremo pure che l'anno della vita consacrata venga chiuso nel mese di novembre del 2015. Le attività principali previste per questo anno, che non ho dubbi di definire anche io un anno di grazia per la Chiesa e in particolare per la vita consacrata, sono: inizio ufficiale dell'anno della vita consacrata con una solenne concelebrazione nella Basilica di San Pietro, presieduta, se possibile, dal Santo Padre. Detta celebrazione, come già ho detto, dipendendo dall'agenda del Santo Padre, potrebbe essere il giorno 21 novembre 2014, giornata mondiale pro orantibus. Poi, secondo, assemblea plenaria della Congregazione, che si terrà nel prossimo mese di novembre, e che, partendo dal detto di Gesù, vino nuovo in odri nuovi, avrà come tema
il novum della vita consacrata a partire del Vaticano II. Poi sono previsti diversi incontri internazionali a Roma. Tra questi segnalo i seguenti. Incontro per i giovani religiosi e religiose, professi temporanei e professi perpetui con meno di 10 anni di professione perpetua. Incontro dei formatori e formatrici. Congresso, simposium, internazionale di teologia della vita consacrata, organizzato dal nostro dicastero, dalla USG e WISG e con la collaborazione delle università pontificie sul tema generale, per adesso, rinnovamento della vita consacrata alla luce del Concilio e prospettive di futuro. Poi una mostra internazionale su vita consacrata, Vangelo nella storia umana, con diversi stands secondo i vari carismi. Tutti questi incontri si faranno in stretta collaborazione con la USG e la WISG ed è previsto che durino una settimana. Al termine di ognuno si chiederà un'udienza con il Santo Padre. Per la conclusione dell'anno della vita consacrata si pensa pure a una solenne concelebrazione presieduta dal Santo Padre. Potrebbe essere, sempre in accordo con lui, il 21 novembre 2015, a 50 anni del decreto Perfette Caritatis. Si deve dire che il decreto Perfette Caritatis è stato pubblicato a ottobre, ma noi proporremo proprio che si concluda a novembre per evitare la coincidenza con il sinodo sulla famiglia che avrà luogo, come ben sappiamo, nel mese di ottobre. Per preparare questo anno della vita consacrata, il Dicastero si propone di pubblicare ogni 4 mesi una lettera circolare su temi che riguardano la vita consacrata. La prima di queste lettere circolari uscirà con data 2 febbraio di quest'anno, in occasione della Giornata Mondiale della Vita Consacrata, e sarà dedicata al Magistero del Papa Francesco sulla vita consacrata. Avrà come titolo Rallegratevi. Sempre in preparazione all'anno della vita consacrata, il nostro Dicastero, rispondendo al desiderio espresso, manifesto del Santo Padre, ha organizzato un simposium sulla gestione dei beni economici e patrimoniali da parte dei religiosi. Questo simposium, pensato principalmente per i superiori generali e per gli economi generali e provinciali, si celebrerà i giorni 8-9 marzo di quest'anno presso l'Auditorium Antonianum a Roma. Anche per le suore contemplative proporremo alcune iniziative per l'anno della vita consacrata nel rispetto della loro specifica forma di vita. Una di queste iniziative sarà una catena mondiale di preghiera fra i monasteri. A tutte queste iniziative vogliamo dare un taglio particolarmente formativo, sapendo che è nella formazione dove si giocano il presente e il futuro della significatività evangelica della vita consacrata. Una seconda informazione che vogliamo offrirvi riguarda alcuni documenti che sta preparando il Dicastero. Primo, in stretta collaborazione con la Congregazione per i Vescovi, per mandato del Santo Padre, si stanno dando i primi passi per la revisione del documento Mutue Relaciones sui rapporti tra vescovi e religiosi nella Chiesa. Secondo, sempre per mandato del Santo Padre, si procederà alla attualizzazione dell'istruzione Verbi Sponsa, che tratta dell'autonomia e della clausura delle suore interamente contemplative. Terzo, prevediamo di poter concludere in breve tempo l'elaborazione del documento sulla vita e missione dei religiosi fratelli. Quarto,
Pure in tempi brevi prevediamo di offrire ai diversi istituti di vita consacrata delle linee guida e orientamenti sulla gestione dei beni. Un primo testo in elaborazione riguarda, come già ho detto, la vocazione e missione dei fratelli appartenenti agli istituti laicali. È un documento sul quale è stato fatto un grande lavoro, in stretta collaborazione con gli istituti interessati, che speriamo, come già ho detto, sarà presto pubblicato. In questo momento già c'è una commissione di superiori generali di questi istituti che sta lavorando all'ultima revisione di questo. Sul documento Verbi Sponsa possiamo dire che in questo momento si crede necessario rivederlo. È vero che è un documento pubblicato recentemente, concretamente il 13 maggio 1999, però le circostanze fanno che sia necessario rivedere il tema della autonomia e anche della clausura. Durante l'anno della vita consacrata si attende dal Santo Padre una nuova costituzione apostolica sulla vita contemplativa, al posto dell'attuale Sponsa Christi, che è stata promulgata dal Papa Pio XII nel 1950 e quella che è in vigore ancora. Quindi prima del Concilio si fa urgente veramente rivedere questa Costituzione apostolica. Sul documento Mutue Relaciones vorremmo dire che già oltre 10 anni fa si è approvato o si è proposto in un sinodo che venisse rivisto Mutue Relaciones, però per diversi motivi questo non è stato fatto mai. In questo momento il Santo Padre ci ha dato mandato per rivederlo. E posso dire che è una revisione che viene molto attesa sia da vescovi che da religiosi. Concludo questo mio intervento invitando le diverse conferenze dei religiosi e l'Unione dei Superiori Maggiori a programmare bene questo anno. Precisamente uno degli obiettivi di questa conferenza stampa è questo: invitare a tutti i religiosi a preparare bene questo anno e a fornirci ogni tipo di suggerimento che possa aiutarci a pianificare e a vivere questo anno della vita consacrata in modo tale che diventi veramente un anno di grazie. Grazie della vostra attenzione. Grazie a lei, Eccellenza. E allora adesso ci prepariamo ad ascoltare le domande che possono venire fatte qui dall'Assemblea. C'è il microfono a disposizione. Ecco, qui abbiamo Mora, poi Cindy. Vieni, presto. Eccoci. C'è lui. E buongiorno, sono Sergio Mora del servizio spagnolo di Zenit, a sua eminenza. E lei ha parlato di fecondo cammino di rinnovamento. Sembrerebbe che i religiosi già sono religiosi, quindi rinnovarsi in che senso? Ma prima di tutto penso che se guardiamo la Bibbia, Dio parla all'uomo e alla donna di ogni tempo con un linguaggio diverso. Così ha parlato ad Abramo, così ha parlato a Mosè, così ha parlato a Davide, così ha parlato finalmente nel suo figlio Gesù. E sempre in un modo diverso e ascoltando, diciamo, il tempo preciso dell'uomo, della donna, di quella cultura.